Allora ragazzi, buongiorno, benvenuti sul mio canale. Oggi ho deciso di fare una recensione dopo 2 anni del Surface 3. Questa è la versione da 2 GB e 64 di storage. Ho deciso di fare questa recensione perché ho visto in rete che molti ancora oggi chiedevano se valesse la pena acquistarlo usato. Beh, questo ovviamente non viene più prodotto. Ci sono prodotti nuovi, più recenti come il Pro 4, il nuovo Surface Pro annunciato ieri dalla stessa Microsoft. Quello che posso dire è che in questi 2 anni con Windows 10 soprattutto è migliorato tantissimo rispetto all'inizio. Io l'ho comprato ad ottobre del 2015, aveva Windows 8.1 con i suoi problemi perché non era pensato ovviamente per l'uso touch essenzialmente. Altri problemi, vabbè, legati ad autonomia e che poi sono stati corretti tramite aggiornamenti firmware successivi. Beh, ricapitolando, è un dispositivo che innanzitutto alcuni mi avevano su Reddit mi avevano chiesto perché avevo scelto la versione da 2 GB solo di RAM. Beh, perché come computer principale ho il MacBook Pro di metà 2014, 16 GB di RAM, SSD e quant'altro che uso per i compiti più, diciamo, più difficili, montaggio video principalmente e programmazione Swift, visto che faccio quello essenzialmente. Perché ho scelto il Surface? Beh, perché per uso universitario, che è quello che ne faccio io, per prendere appunti e soprattutto per programmare in mobilità, essenzialmente in Python quando non programmo in Swift, è eccezionale. Perché eccezionale? Beh, innanzitutto a partire dalla qualità costruttiva, penso che Microsoft con il Surface, con la linea Surface abbia fatto dei lavori eccellenti, basta vederlo. C'è a livello di costruzione dei materiali, questo ovviamente non è plastica, non ricordo il materiale esatto con cui è stato costruito, vabbè, ma trovate in rete decine e decine di recensioni su questo. Ovviamente la kickstand che permette, in questo caso solo 3 inclinazioni, sul Pro ne avete di più. Ovviamente poi, vabbè, c'è tutta la questione legata poi alla type cover. Questa qua io essenzialmente questa si compra a parte, però nel periodo in cui io acquistai questo prodotto la type cover era inclusa nel prezzo, ho dovuto acquistare solo la Surface Pen a parte. Perché è un dispositivo che consiglio principalmente soprattutto a chi è studente come me o comunque fa lavori di ufficio basilari? Perché? Perché innanzitutto, prendiamo la legna. Innanzitutto è comodissimo. Perché è comodissimo? Vediamo subito, ci sta l'applicazione nativa, quella di Microsoft, che è OneNote Office, comodissima quando si devono prendere appunti e si devono scrivere delle, diciamo, appunto note, oppure non so se siete all'università quindi dovete scrivere appunti oppure volete sostituire il quaderno e quindi avere tutto in digitale. Ovviamente la scrittura è eccezionale, questo ha un digitalizzatore interno che è proprietario Microsoft, se non erro, ovviamente non è della Wacom, ma non è, non ricordo il nome. Vabbè, comunque la penna ha 1024 livelli di pressione, con la nuova che sarà presentata ieri passiamo a 4096. Essenzialmente a cosa servono i livelli di pressione? Se non siete dei designer, se non siete dei grafici, praticamente non vi serve a niente, perché per prendere gli appunti, cioè, non credo che imprimete un tratto così ampio, ma basta scrivere semplicemente come quando scrivete con penna e carta. Il riconoscimento della scrittura è rapido, cioè difficilmente si nota il lag, la latenza che in genere si ha quando si scrive su questi dispositivi. Perché? Perché lo schermo non è ha uno spessore ridotto rispetto a ciò che si trova al di sotto appunto del display, quindi la punta della penna va direttamente ad impattare sul digitalizzatore e quindi voi avrete una latenza, vedrete una latenza praticamente impercettibile. Ad esempio, se io scrivo ciao, vabbè che scrivo di merda, vabbè, una scrittura di merda.
comunque vedete che, diciamo, la rapidità con cui si può scrivere e prendere le note è essenzialmente stupefacente. Non lo so, per esempio, che possiamo scrivere, vediamo. Oggi è il 24 maggio. Ovviamente questo conviene inclinarlo, se lo inclinate ovviamente riuscite a scrivere con una certa rapidità in più, anche in corsivo, ciao, sono Raffaele, eccetera, eccetera. La cosa comoda che può essere utile, soprattutto per chi studia, non lo so, se qualcuno fa la facoltà di ingegneria magari come me, le forme. Perché le forme? Perché se dovete prendere qualche appunto e dovete, ad esempio, che ne so, disegnare, vediamo un po'. Vabbè, innanzitutto ci sono anche i grafici, come potete vedere, quindi sono utilissimi, ad esempio, in quelle materie come analisi, metodi, fondamenti di sistemi dinamici, eccetera, eccetera, dove si richiedono comunque grafici o che ne so, anche negli esami di fisica, eccetera, eccetera. Ci sono le forme base, ma quello che è interessante è l'input pinne in forma. Perché? Perché praticamente voi andrete a disegnare una circonferenza che ovviamente a mano libera non verrà mai perfetta, trasformando lo input in pinna, cioè input pinne in forma. Voi quando andrete a disegnare la circonferenza, eccola qui, cioè praticamente la forma assume quella, diciamo, assume la forma di ciò che volete disegnare, però in maniera molto più precisa. Quindi non lo so, volete disegnare un'ellisse, un triangolo, un quadrato. Stavolta non l'ha presa, penso, sì, perché ho tagliato. Perché non lo prende? Ah, ecco, non avevo collegato tutti i segmenti. Quindi una cosa molto molto utile. Poi vabbè, ci sono ovviamente varie personalizzazioni. Ovviamente potete scegliere lo spessore, arrivare da quello più ovviamente marcato, per così dire, a quello più sottile. Poi vabbè, c'è penna, matita, pennarello, c'è evidenziatore, questa è la matita. Qui c'è la palette colori. Ovviamente potete attivare anche il tocco per poter disegnare con le dita. Poi ovviamente c'è il disegno a schermo intero. Potete inserire, cosa interessante, immagini, file, tabelle, audio. Perché è interessante l'audio? Perché mettiamo il caso che state registrando appunto delle lezioni, siete a lezione, volete registrare contemporaneamente ciò che dice il vostro professore e automaticamente volete prendere gli appunti. Spesso capita che uno non riesce a stare dietro a ciò che dice il professore, perché ovviamente ciò che lui spiega a voce è molto più rapido rispetto a voi che prendete gli appunti. Quindi voi che fate? Mettete audio, sta registrando, come vedete, e io posso scrivere, che ne so, ad esempio, oggi stiamo parlando, non so, di programmazione, ci occupiamo, bla 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 bla. Quando fate interrompi su questo file, se premete su questo file, automaticamente si andrà a sentire quello che è l'audio. Voi che fate? Mettete audio, sta registrando come vedete, e io posso scrivere, che ne so, ad esempio. Quindi un qualcosa di comodissimo. Tralasciamo l'applicazione OneNote. Tra l'altro stamattina ho contattato anche l'assistenza, perché non so per quale motivo Drawboard non me la fa più scaricare, ma mi chiede il pagamento. Vabbè, Drawboard è un'altra applicazione interessantissima, sarebbe questa qui, che adesso non mi farà scaricare proprio per i problemi che stavo dicendo prima. Ecco, infatti mi chiede di acquistarla. Questa era un'applicazione che io già avevo, non so perché mi faccia così. Mi hanno detto dall'assistenza che devo resettare lo store, vabbè, cose che farò dopo. Questa è un'applicazione eccellente, perché? Perché permette di scrivere sui PDF, qualsiasi PDF, sostituendo carta e penna e potendo inviare i suddetti PDF in versione modificata anche tramite email. Cosa comodissima, perché praticamente, ad esempio, se dovete prendere appunti, ad esempio, sulle slide dei professori, anziché stamparvele e poi portarvele in giro dappertutto, basta che ce l'avete sul dispositivo, le scaricate, li mettete a disegnare sul foglio, vi annotate quello che volete e ce l'avete sempre con voi. Inoltre si può sincronizzare, se non erro, anche con OneNote. Non vorrei sbagliare, però. Altra cosa simpatica dei Surface è la possibilità che quando si va a ribaltare la cover al di sotto,
automaticamente lui, questi fili che stanno dappertutto, automaticamente lui va, non so perché adesso non lo fa ovviamente, questi sono gli epici fail della diretta, vabbè anche questo è bello della diretta. In pratica qui dovrebbe uscire ah ecco, forse perché c'ho il non disturbare attivato, infatti. Cioè non disturbato attivato, quindi non me l'ha notificato. Vabbè, comunque quando andate a ruotare, eccolo, automaticamente vi esce questa notifica. Cosa vi chiede? Vi chiede se volete passare alla modalità tablet, se volete che ve lo richiede sempre in automatico, faccio vabbè, sempre richiedi sempre conferma. Passa alla modalità tablet essenzialmente che cos'è? La modalità tablet vi permette praticamente, ecco, si toglie la barra degli strumenti da sotto ed escono le app per gestirle praticamente a schermo. Ovviamente il Surface non è pensato, come ho più volte detto anche in altre recensioni che feci pochi mesi dopo l'acquisto, per uso tablet. Cioè, se avete intenzione di comprare questo per un uso tablet stile iPad, buttate solo i soldi. Perché? Perché questo è essenzialmente un dispositivo che va a sostituire il vostro laptop, vi permette comunque di usare programmi desktop, full desktop, cosa importantissima, rispetto ad esempio all'iPad Pro, che io considero uno dei prodotti più inutili fatti da Apple negli ultimi anni. Alcuni dicono di no, alcuni dicono di sì. Detto questo, sono un utente Apple, cioè sia l'Air 2 sia l'iPhone sia il MacBook, quindi non parlo da hater sicuramente, ma è semplicemente per cognizione di causa. Vabbè, bando alle ciance, questo in pratica stavamo dicendo, il Surface è pensato essenzialmente per poter lavorare in portabilità. Come vedete io ho anche alcuni programmi che sono full desktop basati ovviamente sull'architettura 64 bit come CodeBlocks e CodeLite che uso essenzialmente per programmare quando sono su Windows e poi applicativi per programmare in Python, essenzialmente quelli che si trovano sul sito del produttore stesso. C'è l'applicazione Telegram, Google Chrome, Cinebench, vabbè che è un benchmark, è semplicemente un benchmark, sarebbe il sostituto, praticamente l'equivalente di AnTuTu su dispositivi mobile. Poi ovviamente qui in questo caso la suite di Canon per lo scanner e per la stampante, LibreOffice, vabbè quant'altro. Una cosa a cui volevo porre particolarmente attenzione è il fatto che Internet Explorer finalmente è migliorato tantissimo con la versione 10. Innanzitutto, vabbè, c'è la possibilità ormai di installare anche le estensioni, cosa molto comoda in Windows 10, scusate, in Internet Explorer è questa. Praticamente voi cliccando qui potrete annotare sullo schermo, ad esempio. Ora, per fare un esempio, andiamo in una pagina, mettiamo ad esempio NBA, vediamo i risultati ad esempio di stanotte, la vittoria dei Cleveland. Vogliamo ad esempio annotare, che ne so, per mandarla poi a qualcuno una determinata cosa. Ad esempio, in questo caso io voglio annotare questo risultato qui. Posso salvarlo, posso inviarlo automaticamente. Inviarlo come? Inviarlo tramite Facebook, tramite Twitter, tramite OneNote, tramite posta, e beh, poi ci sono altre applicazioni per poterlo inviare. Quindi questa è una cosa comodissima se ad esempio si vogliono ritagliare appunto degli articoli di giornale, salvarli, inviarli, oppure se ad esempio all'interno di una pagina vi serve essenzialmente un piccolo pezzo e non tutto l'articolo, voi ve lo ritagliate, ve lo portate in OneNote, lo incollate dove lo dovete incollare e avete fatto. Cosa comodissima. Poi vabbè, ovviamente per chi ha un Xbox e comunque altri elementi Microsoft, il vantaggio è ad esempio di poter streamare anche dall'applicazione, quella qui dell'Xbox, direttamente sul Surface. Molti mi chiedevano perché con la versione 2 giga, diciamo, perché optare per la versione 2 giga all'epoca invece di quella da 4 giga? Essenzialmente per il discorso che ho fatto all'inizio, perché ho un MacBook come, diciamo, come prodotto principale, come laptop principale, poi essenzialmente perché 2 giga bastano e avanzano per usare il Surface almeno come lo uso io, ovvero uso appunti, programmazione, Office basilare, quindi Word, Excel, un po' di mail, Internet Explorer, quindi un po' di social, video, Netflix.
Quindi tranquillamente si può andare anche ad optare per questa versione. Ovviamente se lo dovete prendere usato e c'è la possibilità di risparmiare un bel po', allora sì, optate per la versione da 2 giga. Se avete soldi per prendere un Pro 3 o un Pro 4 da 4 giga già di RAM, a meno che non volete comunque un vero e proprio sostituto del vostro laptop principale, lo dovete andare sugli 8 giga di RAM, beh, allora andate direttamente su quello. Molti mi avevano chiesto di fare questa recensione perché cosa penso del fatto che Microsoft non produca più il Surface 3? Semplicemente penso che era un dispositivo pensato per l'entry level. In pratica Microsoft cosa fece col Surface 3? Cercò di avvicinare più utenti possibile alla gamma Surface senza fargli sborsare un'enormità di soldi, perché parliamo della gamma Pro che parte da 800 euro, se non erro, 800-900 euro. Mentre questo veniva venduto a 4,99 con la cover inclusa, che la cover solo a parte costa 130 euro, 130, 140 euro, adesso non ricordo, più la Surface Pen che costa altri 60 euro, quindi aggiungeteci altri 200 euro al prezzo che andate a spendere e capite perché Microsoft abbia poi voluto creare una linea entry level pensata principalmente per gli studenti. Cosa poi ricopia, cioè riproposta con il Surface Laptop, anche se non capisco la politica dei prezzi, vabbè, che ha adottato. Vabbè, queste sono scelte di marketing che fanno le grandi società. Per farlo vuol dire che loro sono consapevoli che comunque venderanno. Stessa cosa, non sono d'accordo sui prezzi del Surface Pro che è stato annunciato ieri a Shanghai, perché un Core M, un entry level con un banalissimo Core M da 4 GB di RAM costa la bellezza di 900 euro. Francamente sono un po' troppi se si pensa che poi per usarlo al meglio dovete poi aggiungerci la type cover, non solo quella in Alcantara che è stata presentata, perché funzionano comunque bene anche le cover precedenti. Poi ci sta la Surface Pen, ripeto, per usare questo prodotto al 100% delle proprie potenzialità c'è bisogno della type cover e della penna. Se lo volete usare solo lato tablet è completamente inutile, almeno per me, uno perché è ingombrante, due perché il sistema operativo non è un sistema mobile stile iOS o Android, quindi pensato proprio per il mobile, magari per la multimedialità e quant'altro, quindi uso divano è caldamente sconsigliato. Ovviamente ci sono tutte le gesture che potete fare col touch, potete avviare le applicazioni col touch, le potete chiudere. È uno schermo Full HD da 1920x1080, i video si vedono bene, l'audio c'ha due speaker che adesso non si vedono perché è scuro, ma c'ha due speaker, praticamente ce n'è uno qui e l'audio si sente bene. C'è una prova, ad esempio andiamo su Netflix. Qui. Ovviamente quando si fanno sentire i 2 giga di RAM, i 2 giga di RAM si faranno sentire quando avrete molte tab aperte, quando ovviamente andrete a far girare programmi piuttosto pesanti, cioè non pensate di poter far girare su un dispositivo da 2 ma anche di 4 giga di RAM programmi come Rhino 3D, Blender, Premiere, Photoshop, eccetera eccetera, perché ovviamente è impensabile. Detto questo, vabbè, vediamoci il trailer del nuovo film di Brad Pitt, tra le altre cose. E vi faccio sentire un pochettino l'audio com'è. Siamo a 44 come volume. Siamo qui per costruire, proteggere, per appoggiare la popolazione civile. A tal fine dobbiamo evitare di Eccolo qua, ve l'ho ucciderla detto, si sente appunto. benissimo, ovviamente a 44 siamo andati in volume, ovviamente si sente ancora di più. No, vi confesso che molte volte lo uso proprio al posto del MacBook quando non ho esigenze di editing video, di programmazione particolare in Swift, perché è comodissimo, occupa poco, è poco ingombrante, cioè è comunque rapido in quello che si fa nella vita quotidiana di tutti i giorni che fanno la maggior parte di noi. Quindi social, documenti, io carico anche video sul mio canale YouTube, ovviamente per modificarli poi uso il Mac. È
un dispositivo, credo che la Microsoft negli ultimi anni con la linea Surface abbia fatto davvero un bel passo avanti. Io non sono mai stato un amante del sistema operativo Mid in Redmond. Certo, l'ho usato da piccolo agli inizi perché ovviamente non conoscevo ancora le alternative, ma ormai sono anni che usavo distro Linux prima di passare poi a SX e ancora oggi su altri portatili uso distro Linux. Con Windows 10 però devo dire che Microsoft, con Surface e Windows 10, Microsoft devo dire che ha fatto un bel passo avanti, il sistema operativo è diventato più snello, più leggero, più bello anche a livello estetico, per quel che può importare. Ebbene, questo è tutto, spero che il video vi piaccia, se è così lasciate un like. E mi potete seguire su Twitter con il link che è in descrizione al video. Arrivederci.